Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento settimanale di Professione Motori. Come sempre mercoledì sera siamo qui in onda per parlare di tutte le varie novità del mondo dell'automotive, ma insieme a me come sempre c'è Filippo Gherardi. Ciao Filippo, buonasera. Ciao Martina, buonasera e ben ritrovata naturalmente a te e a tutti gli amici a casa. E ormai come è solito fare ogni mercoledì sera non siamo mai da soli Filippo, perché c'è sempre qualche ospite che ci viene a trovare per parlare di tutte quelle che sono gli argomenti che trattiamo in puntata. Infatti vado subito a salutare e a dare il ben ritrovato a Francesco Ippolito. Ciao Francesco, in collegamento video di Linea Motori, ciao, benvenuto. Ciao, grazie per l'ospitalità nel vostro bel programma sui motori, che sono un po' la nostra vita, i motori in realtà. Sì. Esatto Francesco, grazie mille per aver accettato. E cominciamo subito con il primo argomento a cui dedicheremo veramente largo spazio, anche perché Filippo, do subito la parola a te prima di darla poi a Francesco. Parliamo di uno degli ultimi modelli arrivati in casa Citroën, dell'appunto C5X, che si presenta sul mercato in versione sia termica ma soprattutto anche in versione ibrida, che è quella sostanzialmente la vera novità, sempre poi con grande personalità nel design, appunto un design molto audace, moderno, grande abitabilità a bordo, ma soprattutto anche grande tecnologia. Pianza inedita per certi versi all'interno della proposta Citroën, e anche ovviamente tecnica, perché questa motorizzazione plug-in da 225 è sicuramente un ottimo elemento di natura tecnica. Tutti i motori poi accomunati dal cambio ad 8 rapporti, cambio automatico. E Francesco, ora passo la parola a te e dici quali sono appunto le impressioni della nuova arrivata in casa Citroën. Le impressioni sono estremamente, diciamo, positive, perché Citroën, parliamo diciamo di anni remoti, ci aveva abituato di una comodità inedita per quel tipo di vettura, per quel segmento di vettura. Oggi, in qualche modo anche confutando alcuni luoghi comuni un po' troppo retrogradi secondo me nell'ambito automobilistico, di cui abbiamo parlato veramente tanto, ovviamente nella vita a bordo, però no Francesco. E quindi non è un caso produrre determinate vetture di stile europeo in Cina. E poi c'è anche un'altra cosa, se è vero il modo di provare diversi prodotti Citroën ibridi plug-in estremamente comodi, silenziosi. Attendiamo Francesco, attendiamo, visto che poi da maggio la vedremo appunto nei saloni automobilistici. E noi però ora ci fermiamo per qualche istante, salutiamo nel frattempo Francesco Ippolito di Linea Motori. Grazie Francesco per il tuo intervento, grazie mille, è stato un piacere, alla prossima. Grazie a voi e buon proseguimento ovviamente. Prima di dare la pubblicità vi lascio al contributo video di Elena Fumagalli, responsabile comunicazione Citroën, che ci racconterà ancora di più nel dettaglio la nuova appunto C5X, e rimanete con noi a tra poco con Professione Motori. Bentornati alla seconda parte di Professione Motori. Questa sera Filippo parleremo tutto di prodotto, perché il primo blocco è stato dedicato appunto a casa Citroën della nuova C5X. Ora invece andiamo a parlare di casa Honda, perché Filippo parliamo della Honda Civic in versione full hybrid. È giunta la sua 11ª generazione e si aggiunge appunto a tutti quelli che sono i modelli che elettrificano l'intera gamma appunto del brand giapponese. Per quanto riguarda il design, facciamo un po' una panoramica generale a 360 gradi, mantiene quelle che sono le linee in proporzioni molto simili a quelle che già conosciamo, e con forme sicuramente un po' più ammorbidite ma sicuramente molto eleganti. All'interno si aggiunge tantissima tecnologia, ovviamente con numerosi schermi, tutti touchscreen da 10, 9 pollici, tutto posizionato insomma per la comodità guidatore. La grandissima novità però appunto sotto al cofano per quanto riguarda questa versione full hybrid. Negativa? Nel segmento delle berline. Honda c'è stata negli ultimi 50 anni, perché fettina ovviamente più cittadina, macchina più quotidiana, quindi una proposta interessante a smontare anche il contatto allargata di gamma elettrificata, secondo me molto interessante, e certifica che è veramente contento. Infatti Filippo, questo sta anche a dimostrare il fatto che la Honda Civic, questa 11ª generazione, verrà prodotta e viene prodotta in versione solo ibrida, certo. Quindi vengono totalmente eliminati quelli che sono i motori termici per questa 11ª e nuova generazione. Ripeto, per quanto riguarda il design non viene stravolto nulla, rimane quelle le forme che già appunto conoscevamo, certo.
La tecnologia all'interno aumenta perché vengono sicuramente aumentati gli schermi, ormai questo lo vediamo su tutte le auto, quanto viene anche un po', non c'è più questa divisione tra lo schermo del guidatore e quello appunto posizionato al centro della plancia, abbiamo tutto un unico schermo, tecnologia quindi che va ad aumentare, però come abbiamo detto la vera novità è sotto al cofano per questa motorizzazione ibrida da 2000 litri accompagnato da una nuova batteria da 72 celle che eroga la potenza di due motori elettrici di 184 cavalli e 315 appunto newton metri. Le previsioni quali saranno? Ti faccio la stessa domanda che hai fatto a Francesco nel primo blocco. Ma allora è difficile che non mancano le antagoniste nel segmento, certo. Non ultimo appunto la C5X che arriverà anche lei in questa seconda parte del 2022, in questo 2022. Quindi è difficile, ci sono state una serie di accorgimenti interessanti che sono andate a modernizzare una macchina, perché Honda con Civic ha saputo creare una fetta di mercato e sicuramente risponderà presente anche su questo nuovo modello. Filippo, noi però per questa sera abbiamo finito, dobbiamo salutarci e ti do appuntamento domani sera perché si tornerà come sempre, come ogni giovedì, a parlare di motorsport. Certo, a domani sera Martina, motorsport è seguita. Ringraziamo infatti tutti i nostri telespettatori che come sempre ci hanno seguito, l'appuntamento con Professione Motori è per domani. Grazie e buona serata.